tutti, bentornati a Ginnasticomania, altra puntata, seguitemi perché stiamo andando in mezzo alle tifose della ginnastica artistica, vieni, vieni. Allora, ciao, qual è la tua ginnasta preferita? Carlotta Ferlito. Carlotta Ferlito, wow, qual è la tua ginnasta preferita? Simon Biles. Simon Biles, mamma mia, buon appetito, cos'è la dieta dei campioni? Oggi guarderemo anche cosa fanno le ragazze della nazionale italiana. Enrico Casella, è bravo? L'allenatore della nazionale. Ti piacerebbe essere in nazionale? Faresti le parallele? Sì. Fare la spaccata? Vediamo un po'. Ciao. Flavia Saraiva, a star in the planet. You are amazing. Congratulations for your amazing job in Rio Olympics. Can you tell me what about the Olympics for you? Rio. Fala para ela que eu agradeço muito e que eu tô treinando muito para eu melhorar cada vez mais. Appreciate you for good words and she training a lot now for better every Tokyo for Tokyo. Tokyo. Yes. Are you ready for Tokyo? Yes. Are you improving your skills? What are your next goals in your routines? Habilidade e qual que é a sua meta para o próximo desafio? Eu estou treinando bastante todos os aparelhos e eu quero aumentar todas as notas de partida para que nas próximas competições eu consiga melhorar cada vez mais. She training a lot now and she improve her skills and every time she thought about your exercises and better score and she training. No. Sta allenando per migliorare tutte le sue routine e fare sempre meglio. What do you prefer? Beam? Yes. Yes. Sì. Are you improving something about beam? More and more? Mais e mais se trave. Difficult. Não, tá igual do ano passado, mas eu ainda tô tentando aumentar a nota de partida. How change rules now? She try different elements, but same elements and different combination. Sta componendo in modo differente tutte le sue routine dentro alla trave, nell'esercizio della trave, perché sono cambiate le regole per quanto riguarda le gare mondiali. How do you cope about the stress? How do you cope the pressure when you are afraid? How do you react? Como você acha a pressão de Olimpíada em Tóquio? Como você reage nessas coisas? Eu tô reagindo muito bem porque a equipe tá pronta para competir qualquer competição porque a gente tá treinando muito. She ready for everything, for pressure, for stress, because what solve this training? Training is to be ready for everything. Yes. What is, who is your favorite gymnast in the world? Simone Biles. Simone Biles. Yeah. Number two? Saraiva. Number two is Laura. Laura Hernandez. Yeah. She's funny like you. She's very, very nice like you. Uh-huh. Would you like to go to Dance with the Stars like her? No. No. No ballerina? No. Ok.
Okay, congratulations for everything. Good luck. You are amazing. Thank you. Ciao. Questa era Rebecca Andrade, un'altra stella sia del Brasile naturalmente che di tutto il mondo. Si stanno preparando per il volteggio, oggi prova podio e poi la grande gara. Continuiamo a guardare. Volteggio di Rebecca Andrade, altra stella del Brasile e soprattutto stella mondiale. Guardiamo. Io lo faccio anche con le punte un po' più tirate delle sue, eh. Comunque. Flavia! Eccola là. Ma quanto è carina Flavia Saraiva, la stellina brasiliana, ed è stata molto carina anche la sua allenatrice, che voi sapete è russa, una russa, un'allenatrice che è andata ad allenare la formazione brasiliana. Spesso succede che allenatori della scuola russa, rumena o francese, insomma, si espandano, vadano in giro per il mondo per tirar su le altre nazionali. Ad esempio Madison Cochan, la campionessa del mondo alle parallele e vice campionessa olimpica, che è americana ma è sempre stata allenata da un allenatore francese. Francia, e qui parliamo di Chiara, una delle allenatrici di medicina che ha fatto la sua formazione professionale come allenatrice proprio a Parigi. Andiamo a vedere cosa fanno le ragazze di medicina? Andiamo! Adesso facciamo una chiacchierata con Chiara Nardini, che è la direttrice tecnica della Società Ginnastica di Medicina. Esatto. Ciao. Ciao, benvenuta a Ginnasticomania. Grazie. E so che tu sei un'allenatrice molto, molto esigente. Che cosa deve avere un allenatore per portare dei risultati anche agonistici? Qual è la caratteristica di un allenatore? È una grande passione, avere piacere a stare con le bambine e amare la ginnastica. Tu come ti sei formata? Cioè come sei partita? Eri una ginnasta a tua volta? Io ero una ginnasta, poi ho la fortuna di avere una mamma francese, quindi ho studiato in Francia, mi sono laureata in ginnastica artistica. Poi sono andata in varie palestre in Italia a studiare e poi mano a mano sono arrivata qui, finalmente sono arrivata qui. Allora adesso vogliamo sapere un po' come lavorano in Francia, perché tra l'altro hanno delle ginnaste favolose anche alle parallele, ci sono state delle grandi campionesse. Sì, sì, è vero. Qual è il loro segreto? Un po' diverso, diciamo che sono organizzati dal punto di vista più in alto, le bambine sono seguite a scuola, sono seguite da dei fisioterapisti, da delle figure professionali che riescono a seguirle proprio a 360 gradi. Quindi e vuol dire che hanno più budget forse, c'è un po' più di aiuto anche da parte? Sì, sì, non probabilmente, c'è proprio un ministero della gioventù e dello sport che noi non abbiamo. Che non abbiamo ma che dobbiamo riuscire a ottenere, magari. Per cui cerchiamo anche con la nostra trasmissione di spingere un po' questo sport. Proviamoci. Quindi tu hai avuto modo di prepararti, di studiare in Francia. Esatto. E quindi hai portato qua un po' di... Esatto, il mio obiettivo era quello, studiare all'estero e riportare quello che riuscivo a studiare. Fantastico. Allora, come allenatore, tu che obiettivi hai con queste bambine, con la tua cucciolata? E andare il più avanti possibile, il meglio possibile. Il mio obiettivo è che il giorno che decidono di smettere possono sempre migliorare. Ok. Non è che arrivano, smettono perché sono arrivate, smettono perché hanno altre idee, hanno altre voglie, ma potrebbero sempre andare avanti. Questo quindi, è il mio obiettivo. Quindi una mentalità, diciamo, di stimoli, di obiettivi, di avere sempre qualcosa da imparare davanti a sé. Sì, io ho piacere che loro abbiano voglia di andare avanti sempre e sapere che possono andare avanti. E tu come le aiuti quando devono affrontare le gare, quando c'è quella paura di affrontare il giudizio, la giuria? Non è tanto il giudizio, la paura di solito, la paura che hanno è quella di cadere, di sbagliare. Okay.
proprio sì, di sbagliare, perché poi il risultato va di conseguenza. Loro un mese prima hanno un tipo di allenamento che le prepara alla gara e ho visto, io da poco che sono qua con loro, ho visto che nel giro di, insomma, questo mese di allenamento ha portato i suoi frutti. Quindi fai, sei un po' una specie di Marta Caroli della situazione, con questi ranch che hanno impostato di... praticamente eccessivo, però vabbè, ci proviamo. Ecco. È un po' quello il modulo, cioè preparare la gara nel senso che fate delle simulate? Sì, praticamente sì. Loro per dal mese prima della gara hanno tot esercizi da fare, come li dovranno fare in gara, vanno a scalare, arrivare all'ultima settimana in modo che lì dopo loro sono pronte. Okay. L'unica cosa che devono gestire è l'ansia da gara e non l'ansia dell'esercizio. Certo. E che cosa le dici prima di affrontare? Quando è il momento loro? Divertitevi. Come dicono anche agli attori, quando devono affrontare la paura, play, recitare in inglese vuol dire giocare, quindi è un po' quello il gioco. Sì, esatto. Sì. Ma quanto sono brave, ma quanto sono simpatiche. Beh, ne vedremo delle belle anche nella prossima puntata. Per oggi è tutto, però vi aspetto la prossima puntata con altri personaggi del mondo della ginnastica artistica.